Salve e benvenuti in un nuovo video a tema fotografico. Modifica. E oggi mi accompagnerà Olga. Ciao. Oggi i protagonisti saranno due. Uno è Olga, grandissima amica e modella professionista. Grazie. Ha sfilato nelle passerelle più importanti d'Europa, del mondo, Roma, Parigi, New York. Sì. Cioè. E poi l'altro è lo stabilizzatore. Flashback. Lo stabilizzatore elettronico, per gli amici gimbal o gimbal, non ho mai capito come si pronunci, serve a sostenere e a contrastare le naturali vibrazioni che trasmette il nostro corpo alla fotocamera mentre siamo intenti a registrare scene in movimento. Ci sono dei motori elettrici in ogni asse, che sono tre, si muovono in maniera opposta e di uguale intensità a quello della vibrazione. E così il tutto rimane fermo e dona un aspetto più cinematografico e professionale alla scena. Il primo passo è montarlo e calibrarlo. La prima volta ci ho impiegato qualche minuto in più per capire bene il meccanismo e mi sono dovuto rivolgere a dei tutorial, ma una volta imparata la procedura ci si mette un minuto scarso. End of flashback. Come mi stavano capitando diversi lavori in cui avrei dovuto usare uno stabilizzatore, mi è capitato di fare una mostra d'arte, qualche servizio pubblicitario, e allora ho deciso di fare questo acquisto per investire un po' sulla qualità e migliorarla. Vediamo il guanto di Parigi. Si inizia a sudare. Ok, possiamo andare. Senti, prendi la borsa, facciamo una passeggiata? Sì. Subito si può notare l'effetto. Camminare sullo sterrato tra buche e ortiche non mi rende di certo la persona più stabile del mondo, ma le immagini parlano da sole. Dai, facciamo qualche fotografia. Faccio una ripresa alla Michael Bay, che è un regista che non te ci fa capire niente. Chi mi segue da un po' avrà notato che i miei soggetti fotografici sono ben altri panorami. Era la prima volta che effettuavo ritratti e devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. La Sony ha un autofocus pazzesco e il Tamron 2875 a diaframma 2.8 è davvero eccezionale,
ha uno stacco dei piani davvero esagerati e un grande sfocato. Anche un test di quanto mi durano le batterie. Lascio tutto acceso. Certo, bravo. C'è di lavorare 12-10 ore. Faccio tutti i miei test sulle impostazioni, cioè io sto provando le varie modalità nel frattempo. Anzi, dovremo fare pure qualche slow motion, mo vediamo, dai. Sì, slow motion. Direi che è andato piuttosto bene. Benissimo. E ringrazio tantissimo Olga. Grazie. Accompagnato che si è prestata, è stata fantastica, io non gli devo dire niente, ha fatto tutto lei, una vera professionista. Vuoi farti seguire? Che ne so, magari domani qualcuno dovesse guardare questo video e dice: ah, questa ragazza voglio lavorarci. Ma sì, se proprio vogliono. Dai, seguiteci su Instagram, io sono cimmaveric86, da ora in poi inizierò a linkare anche il mio profilo Instagram, perché comunque fa YouTube. Il mio invece Olga Koval con la K, ecco. Grazie mille, spero il video vi sia piaciuto, mettete un like, condividete e azionate la campanella per tutti i prossimi video che usciranno per restare aggiornati. Ciao ciao ciao.